questo video disegnerò un paesaggio invernale utilizzando solo una matita a colori della Lyra. In verità è una matita acquerellabile, quindi un po' più pastosa. Non sono riuscito a trovare subito le matite a colori, quelle normali, però alla fine, anche se un po' più pastosa, sfrutterò questa caratteristica di questa matita. Ovviamente trovate tutte le attrezzature che utilizzo sotto il video, dove trovate tutti i vari link. È uno studio monocromatico e per realizzare questo disegno potete utilizzare sia il celeste, l'azzurro o il blu. Inizierò disegnando la classica casetta con il camino, la casetta in montagna che ha il tetto ricoperto di neve. Quindi con la matita realizzo prima i bordi del tetto, successivamente disegno le pareti, la finestra laterale. Vedete che ho già realizzato sulla destra uno strato di neve bello alto. Ora disegno la porta anteriore, la porta principale. Ecco la casetta in legno. Disegniamo il vialetto. Ovviamente, ragazzi, sto disegnando lo stereotipo del disegno invernale. Mi fermo qualche secondo per ricordarvi che se vi va di sostenere questo canale, lo potrete fare abbonandovi al canale. Facendolo accederete a una serie di video dedicati agli abbonati e inoltre mi supporterete in questo progetto. Ora sulla sinistra ho disegnato un lago con i vari riflessi. Quando si realizzano questi disegni bisogna lavorare con un tratto che si vede e non si vede. Cosa voglio dire? Vedete che i tratti non sono proprio completi, in alcune zone sono più marcate. In questo modo riesco anche a realizzare una sorta di chiaroscuro, di ombreggiatura. E successivamente, dopo aver realizzato le zone più scure, dobbiamo alternare con quelle più chiare. Guardate come la neve, ad esempio, sul lato realizzo il chiaroscuro attraverso il tratto, ma giusto un tratto molto stilizzato. Ora aggiungo un'altra staccionata sul fondo, ecco. Cosa manca? Possiamo aggiungere un'altra casetta, giusto per rompere un po' lo stereotipo, ecco. Guardate, si vede o non si vede? Il tetto non l'ho proprio toccato, è quasi tutto bianco. Aggiungiamo un'altra finestra, ora dobbiamo aggiungere le montagne. Qui ricalco molto di più e qui utilizzo molto la caratteristica della matita, che è più pastosa, perché si tratta, ripeto, di una matita acquerellabile. Disegno un albero e il disegno è completo. Spero che vi sia piaciuto. In tal caso non dimenticatevi di iscrivervi e di lasciare un like. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video su YouTube. Ciao a tutti!